dopo la 103esima edizione di PT Uomo, ora ci troviamo qua per la 96esima edizione di PT Bimbo e questi saloni invernali. Parliamo un po' di affluenza, innanzitutto degli espositori, ecco, che stiamo ancora parlando ovviamente anche per il bambino come per l'uomo di una fase di rilancio dopo tutto ciò che è accaduto, che non è il caso di ricominciare a raccontare. Siamo molto soddisfatti perché siamo cresciuti rispetto al giugno scorso e soprattutto al gennaio, e quindi la progressione è costante. È molto interessante lo sviluppo che abbiamo avuto soprattutto all'internazionale. Siamo ormai al 70% di espositori internazionali, che è un gran buon segno, che porta evidentemente gran mercato internazionale, che è importante anche per le nostre aziende. In particolare la Turchia è il primo paese, sappiamo che in questi paesi ancora si vestono molto i bambini, quindi si investe sul bambino. Il Regno Unito è il secondo paese, poi abbiamo la Germania, poi abbiamo paesi importanti come la Russia, la Serbia, quindi sono paesi in cui si investe molto sia il neonato che gli adolescenti. My back's against the wall now, and I can hardly breathe the air. Senta, la tendenza sembra anche essere un po' quella nelle famiglie, ovviamente a fascia medio-alto di reddito, perché chiaramente chi ha subito le conseguenze della crisi in modo più incisivo ovviamente rinuncia anche alle spese sul bambino, però per chi ancora ha qualche risparmio da investire, il trend sembra essere quello di investirlo per l'abbigliamento bambino ancora prima che per l'abbigliamento dell'adulto. No? Bisogna dire cosa sta succedendo in Italia. Anche nell'uomo i consumi del 2022, si cominciano ad avere le prime proiezioni quasi definitive, così come nel bambino, sono consumi ancora al di sotto del 2019. E chiaramente prima di arrivare ai consumi di quegli anni bisogna che anche la situazione generale, inflazione, energia, stato d'animo in generale, propensione ai consumi stessi, migliori. In particolare nel bambino, il neonato continua ad avere tutto sommato delle buone performance, sui neonati non si risparmia, mentre il gran fenomeno è quello del resale o del second hand anche nel bambino. Second hand, che poi è una cosa che in modo un po' diverso, però l'ha fatta anche Gucci, volendo stare a vedere, è comunque un approccio sostenibile. Questo tema portante dei saloni invernali di Pitti, che è proprio la sostenibilità intesa come urgente impegno, si riflette anche nel mercato del bambino? Assolutamente sì, è un tema ormai non più nel sottofondo del dipinto della moda in generale, è arrivato sicuramente in primo piano. Le aziende lo affrontano con serietà e con attenzione, i produttori, in particolare di materie prime, che su questo sono il motore del tutto, stanno investendo. C'è da fare sicuramente ancora molto, anche perché sappiamo che la vera sostenibilità richiede tutti dei processi che portano ad aumenti dei costi molto alti sui prodotti, quindi alcune cose si riescono a raggiungere, altre non ancora, però è inevitabile che sia così. La ringrazio Raffaello, come sempre è stato un piacere, arrivederci. Giovanni, io la ringrazio per fare insieme questo bilancio sull'andamento del mercato del abbigliamento per bambini. Allora, il mercato del bambino, direi che dobbiamo vedere cosa lo raffrontiamo. Se lo raffrontiamo alla post-pandemia in crescita, se lo raffrontiamo al 2019, ancora forse non ha raggiunto i numeri del 2019. Questo è un po' l'andamento generale. Parlo Italia come tipo di riferimento. Per quanto riguarda la nostra azienda, su questo fronte noi siamo cresciuti rispetto al 2021 del 23% e sul 2019 dell'8%. Questi sono i riferimenti specifici. Per quanto riguarda il modello di consumo, effettivamente è cambiato il modello di consumo. C'è stato la pandemia, innanzitutto uno spostamento sull'acquisto dei canali, quindi in termini di canali, e di approccio anche dell'acquisto. In termini di canali, quindi un e-commerce che sicuramente è cresciuto in maniera importante, che però ora diciamo si è un po' equilibrato con il negozio fisico, quindi questa crescita abbastanza diciamo repentina sulla pandemia e post-pandemia, non dico che sia stabilizzata, ma sicuramente ha un incremento inferiore rispetto al passato. Oggi diciamo nel mercato Italia pesa circa un 10% sotto questo profilo. Nel modello di consumo c'è diciamo più attenzione a quello che viene acquistato, quindi
come investo i miei soldi, questa è un po' l'attenzione. Questo non vuol dire che si investe meno o che si compra meno, quindi dà meno attenzione, anche perché le natalità stanno diminuendo in maniera importante, quindi il problema demografico esiste, però c'è maggiore attenzione sui meno bambini che nascono e quindi ovviamente i fatturati tengono abbastanza, anche se le natalità negli ultimi, diciamo, 7-8 anni sono calate di un 20-25%. Vi ringrazio tantissimo, Presidente, le faccio i complimenti per il vostro quasi anniversario, 50 anni, le nozze d'oro con la sua azienda praticamente. Quindi la ringrazio di averci accolto oggi e buon proseguo. Grazie. Di Pitti. Arrivederci. I'm going to the club and I feel like I should get my friends around, tell them what is going down. I heard that he's in love, if he only knew what it was. Here we have Cesare Morisco, one of the most important buyer in Italy for kidswear. Tell us something about the history of your brand, who was born a lot of years ago and now it's very famous all over the world. Yeah. So basically my store is Coccole Bimbi. It's an Italian, southern Italian store. Basically my mom launched it in 1989. It was a very small boutique. And then in the meantime, like actually after 30 years, me and my brother took it over. And we took the roots and the values of the little boutique and we transformed it in like one of the biggest e-commerce worldwide. I mean, not worldwide, but for sure of the country. The goal is to be the most important worldwide. I think what made us become different from others is that since day one we wanted to represent all kind of kids. We were inclusive before inclusivity was something. So our shoots, our imagery, it's always been focused on diversity and inclusion. And besides this, we also been very focused on sustainability. I'm vegan myself, so I started to introduce veganism in fashion buying. So I really created a corner in my store where all the buying was cruelty free. So there was no wool, no feathers, no silk, no nothing. Just because you can, just to teach kids that there are so many alternatives. If you want to be warm, you don't need to have wear wool or feathers. You just can wear other things that don't harm the, you know, the planet and the animals. Thank you so much for your beautiful story and enjoy this pity. Thank you. Bye bye. Mona Lisa è un brand che sta scrivendo un importantissimo capitolo dello stile bambino rigorosamente made in Italy. Uno stile elegante, uno stile un po' principesco. Cosa cercano oggi le mamme, ma soprattutto cosa cercano oggi le bimbe, perché le bimbe e i bimbi, perché ormai sono loro i compratori del presente e del futuro. Hai pienamente ragione, i ragazzi oggi hanno già una personalità molto sviluppata e sono loro a decidere il proprio guardaroba. Quindi noi cerchiamo sempre di più di essere attuali, di essere contemporanei e di colmare le esigenze dei ragazzi, perché i bambini ormai sono diventati, anche i bambini piccoli sono già dei teen, cioè l'età si è molto abbassata rispetto ai follower del fashion system. Quindi noi cerchiamo con le nostre collezioni così ampie e che devono poi essere vendute in tutto il mondo, vendiamo in 60 paesi del mondo, quindi abbiamo diversi tipi di mercati, di colmare quella che è l'esigenza dei bambini, sia della bambina principessa ma anche di quella rock and roll. Come la mia per esempio, che si è appena comprato un completino con gli shorts, la calza maglia decorata eccetera. Grazie mille, complimenti per tutto, grazie. Catrinelle Marlon, direttore artistico di Nanà, un brand che ha scritto, sta scrivendo dei capitoli meravigliosi e fantastici sulla storia della moda bambino. Da 3 mesi sei in questo nuovo ruolo di grandissima responsabilità. Come ti senti? No? Esatto, da grandissimissima responsabilità. E mi sento entusiasta perché è un lavoro, io sono cresciuta con la moda,
come modella, ho fatto la modella per 20 anni, poi mi sono avvicinata al mondo del cinema e facendo i miei progetti di regia mi sono avvicinata al brand Annan, al DK Loro. Mi hanno fatto una proposta diversa da farci il nostro spot, ho detto perché non viene a lavorare con noi, perciò è così che è nata. È iniziata con uno spot, quindi, dopodiché hai preso in mano tutto l'ufficio stile. Esatto, è iniziato tutto così. Sei giovanissima, quanti anni hai, posso chiederti? Ne ho quasi 40. Dimostri meno, ma sei comunque giovanissima. Tu hai una bimba, lo possiamo dire, no? Tanto non la facciamo vedere. Quanto ti influenza il gusto di tua figlia? Beh, il gusto di mia figlia non è che mi influenza tanto. Mia figlia poi è una maschiaccia, perciò combattiamo anche nel vestirsi o fare le cose, perché ci abbiamo proprio dei gusti diversi. Però sì, diciamo che il suo mondo è una femmina, perciò il suo lato da femmina comunque ogni tanto esce fuori in tutte le sue cose da maschiaccio. E mi sta dando anche delle idee carine per la prossima collezione, qualcosa le sta uscendo fuori. Nanà è conosciuto per aver sempre avuto una narrazione molto coerente sul filo del romanticismo, della favola, anche con questi grossi orsi che abbracciano le ceste. Ovviamente immagino che tu terrai fede un pochino a quello che è il DNA del brand, ma c'è qualche cosa, qualche piccolo accorgimento secondo te per rinnovarlo come necessario per ogni brand dopo un po' di tempo? Certo, sì, Nanan è riconosciuto un po' a livello mondiale come un tripudio di dolcezza, coccola, è quello che ha sempre descritto Nanan, però siccome dobbiamo evolvere e muoverci, andare avanti, stiamo provando di fare dei piccoli cambiamenti anche noi e partiremo subito, a parte che quest'anno ci siamo avvicinati tantissimo alla sostenibilità e proveremo anche a dare un cambio di design per quanto riguarda la nostra cameretta. Ci siamo affidati a un grande designer e architetto italiano, che per ora non posso fare nomi, con quale forse ci vedremo al Salone del Mobile. Ti ringrazio, è stato per me un piacere conoscerti e spero di rivederti presto. Grazie.